Erasmo Paone e Fulvio Paone, oggi presso il nuovo pastificio a Penitro voi avete presentato una nuova linea produttiva. Di che cosa si tratta, Erasmo? Ma si tratta di una rinnovata qualità. La pasta Paone è rinomata per la sua qualità. Questa qualità è stata standardizzata in un nuovo protocollo di produzione dettato dall'amministratore. Sono stati fatti contratti appositi e quindi oggi usciamo con una nuova immagine, con un prodotto 13% di proteine di una qualità che stupirà i nostri consumatori. Questa nuova fase produttiva, lo avete detto prima anche davanti alle vostre maestranze, prevede anche una serie di accordi per migliorare la posizione sul mercato. Sì, gli accordi commerciali sia per l'Italia che per l'estero, dove andremo a rafforzare quello che è il nostro brand molto importante nel sud Montino e anche in altre zone d'Italia. Ecco, Erasmo, tornando anche al suo intervento, lei diceva appunto non solo un nuovo prodotto, ma ci sono state anche delle innovazioni rispetto ad altri fronti, su altri punti di vista riguardo al pastificio. Quali sono? Ma il pastificio ha affrontato un'opera di riorganizzazione grazie anche alla consulenza della Crowe Howard, che è la settima società di consulenza al mondo, che ha fatto un'analisi del pastificio e di possibili ottimizzazioni della produzione. Inoltre abbiamo affidato un punto molto dolente e importante, la difesa legale del pastificio per il famoso sequestro, che riteniamo un atto abnorme e ingiustificato, a un studio legale importante quale Melegari di Latina, affiancato da uno dei più importanti penalisti d'Italia, che è l'avvocato Giorgio Perroni. Ovviamente, il pastificio ha una nuova configurazione societaria, un nuovo organigramma, l'abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane. Che cosa è accaduto negli ultimi mesi? Che cosa è cambiato nella struttura di organizzazione del pastificio? C'è stata una riorganizzazione di tutti i processi produttivi dell'azienda. Per quanto riguarda invece la parte societaria, sono rimaste le stesse persone. Non c'è Solo più l'amministratore non c'è più delegato l'amministratore, Stefano esatto, Paone. che oggi quel ruolo di amministratore unico lo ricopro io. Partendo proprio forse dal punto più basso che ha toccato la storia del pastificio, c'è cioè questa vicenda giudiziaria che vedremo il 20 gennaio nuovamente in aula con l'indagine ribattezzata Sistema Forme. Ecco, qual è il punto della situazione giudiziaria? Cioè, che cosa avete intenzione voi adesso di fare rispetto a questa situazione? Sì, beh, la situazione giudiziaria va divisa sostanzialmente in due tronconi. Uno di origine personale, che appunto vedrà forse la prima udienza a gennaio, e che non riguarda la società Paone, ma un amministratore. E per quanto riguarda la società Paone, noi ci stiamo battendo per dissequestrare un immobile che era praticamente terminato, dove sarebbe venuto un centro commerciale inserito nel piano regolatore generale, che avrebbe dato alla città di Formia da 70 a 100 nuovi posti di lavoro e avrebbe arricchito l'entrata sud della città. Purtroppo questo progetto, tutto per Formia e con Formia, è stato bloccato per noi in maniera esagerata dalla magistratura. La Cassazione recentemente ha dato ragione alla famiglia Paone e ha chiesto di rifare il processo. Certo, sono passati 4 anni, 4 anni di spese, 4 anni di mancati incassi di fitto, 4 anni di possibili danni all'immobile. Questo è un danno gigantesco per il quale la famiglia, diciamo, sta cercando di reagire, ma è chiaro che è un danno forte. Il vecchio pastificio sarà un centro commerciale? Sì.